Aldo Gnaldi, 73 anni, elettricista, originario di Anghiari, ma residente a Tregozzano, alle porte di Arezzo. È lui l'ultima vittima della strada nell'Aretino. L'uomo stava viaggiando lungo viale Don Minzoni, in raccordo di Arezzo, a bordo di una Punto Bianca ieri, quando si è scontrato frontalmente con una Golf grigia che procedeva in direzione opposta, ma che per motivi in corso di accertamento ha sbandato ed è finita nella corsia opposta. A nulla sono valsi i minuti di massaggio cardiaco e aver attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Il 73enne era stato ritrovato dai soccorritori già in arresto cardiaco a bordo dell'auto, poi la disperata corsa in ospedale, ma il 73enne è morto pochi minuti dopo il suo arrivo all'ospedale di Arezzo. Grave anche la donna di 40 anni che guidava la Golf, che è stata trasportata sempre all'ospedale di Arezzo. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia Municipale, che adesso dovrà accertare cosa sia realmente accaduto in quei minuti e il perché la Golf abbia invaso la corsia opposta.